pupettone. Quel pupettone per secondo. Tieni. Dove vai la carta? Qua la carta? Sì, dai. L'imballaggio. Vai, faccio prendere solo uno della cava. Sì, allora, a fianco qui c'è una cava gigantesca che avrete visto nel video del drone. Adesso ringraziamo al Signore Onnipotente che anche oggi possiamo mangiare questi vinces grassi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Buoni, buoni. E sono contento che ti piace. Guarda, io ho una porzione piccolina. Dopo se ti avanza qualcosa, babbo lo mangia. Non va niente di sprecato. Va bene. Infatti, buon appetito. Buoni. È buonissimi. Buoni. Molto buoni. È vero. Qui se Sciala siamo riparati dalle mura di pietra. Quindi non tira il vento. Vabbè, questo è un luogo santo. Se questo qui era casa nostra, noi eravamo tutti riparati così. Era bellissimo. Ci avevamo anche il cortile per fare la cava nostra. È vero, la nostra azienda MGM. Con davanti la davanti la cava. Qui c'è il pozzo, dopo facciamo il format del magnete per vedere quello che potremo tirare su, se c'è qualcosa di antico. Perché il pozzo è secco. Invece a fianco c'è una sorgente che c'è un po' d'acqua. E sotto questo eremo c'è il subaffluente del fiume Potenza. Sì. C'è un subaffluente del fiume Potenza. Aspetta, mettelo da un'altra parte così. Un po' d'acqua va giù, però siccome siamo in secca, siccità totale, allora va giù poca acqua. Qui c'è tanta energia positiva. Ningun meme devo sprecare. Non fa niente. Senti l'energia? Sì, è vero, quasi sento. Un'energia impressionante, positiva. È vero, bro. In questo luogo, all'eremita, è apparso San Michele Arcangelo. Dopo andremo a vedere la grotta dove è apparso. Non era quella di prima? Era quella di prima, No. Quella di prima è esterna alle mura. Invece dove è apparso San Michele è dove dormiva il santo. Ah, quindi dentro le mura. Dormiva là dentro. No, qui c'è la chiesa. De là dormiva, dentro lì. E ovviamente dentro c'era le falde acquifere, c'era tutti i fiumicelli. Che il santo ci si abbeverava con quell'acqua e in più ci si lavava. Adesso ovviamente tutto secco. Perché siamo alla fine della generazione. Completa e totale. Sì. Purtroppo. A me questo vinces grassi qui mi è piaciuto tanto. Mamma mia, te mangiali con calma, bevi. Guarda, questa qui è la bottiglietta tua. Devo prendere giù. Non lo so, mamma.
Magnilo, no? Dal dito. Liccolo, tanto il dito tuo. Ah, quanto se sta bene, guarda, una pace incredibile. Peccato che il cielo è bianco, è chimico. Vero. È tutto chimico. Se era azzurro era meglio. Il cielo, se era azzurro, certo, senza la chimica dell'opera occulta dell'uomo. E noi cosa ci potemmo fare di quest'opera che continua, 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 continua? Guarda che roba. Vedi? Tutto schermato il cielo. Però quassù, anche se il cielo è schermato, comunque vada, si sta in pace. Proprio si sente proprio l'energia positiva al massimo. E poi si sta tranquilli, non c'è il caos della città. Non c'è le macchine, non c'è i rumori. L'unica cosa adesso, perché, e poi lo sai perché si sta in pace? Perché si rivive l'armonia del santo quando abitava qui l'eremita, che è apparso San Michele, che non c'era la montagna scavata qua, non c'era la cava. E quindi non c'erano i rumori di cava. Adesso c'hanno la pausa pranzo, i minatori, e non fanno rumore. Dopo vedrai quando iniziano i lavori qua, buttano giù la montagna, vedrai i rumori che c'è. Un casino. Un casino, ieri era un casino. Oggi stiamo per strada, ci siamo ritornati. In modo che faremo volare il drone, in modo che per voi vedete il panorama unico. Anche della cava. Perché non ho mai ripreso una cava attiva col drone. E poi così grossa. Così grossa, sì. Questa è una cava grossissima. Quando è? Una delle più grosse d'Italia questa sarà? No, d'Italia no, però. Delle Marche. Delle Marche, sì. Sicuramente delle Marche è una delle più grandi. È immensa. È immensa. E qua è c'era... È una montagna praticamente. Qua in questo eremo c'è il giardino, vedi? È il giardino, lassù hanno raccolto la legna. E vedi? C'è scritto nella porta: la mia casa sarà casa di preghiera, ma ne avete fatto una spelonca di ladri. C'è scritto lì. E questo l'ha detto Gesù, È troppo, Ti basta? Sì. È tanta. Sicuro? Vieni. Cavolo, allora... Madonna, tutto a babbo mi fai mangiare, diventa un bue. Diventa un bue. Sì, sicuro che non te ne va sì, più? Sì. La crosta che è buona. Non me ne va più, papà. Ne è tanta. Adè il polpettone, spero che lo mangi. La forchetta però devo usare quella. Certo. Magna questo, l'ultimo boccone. Guarda che li mangia da te, mica te devi fare. Me li lasciate tutti a me, sti due porzioni. È tanta per me questa. Che silenzio adesso. Un silenzio d'amore e di pace. È vero. Pensate che prima della scuola papà un casino, ti ricordi? Tutte curiere. A scuola le bestemmie, le curiere, le sigarette, le imprecazioni tutti continue. Sputi, ti ricordi? I ragazzetti fumene, sputene per terra dappertutto, certi tocchi di catarro gialli. Tutti i motorini forti, tutto rumore. Tutti i scarichi modificati. Qua su proprio si trova la pace. È vero. Sai papà che questi qui lavorano fino alle 6 di sera? Qualcuno fa pure i straordinari. Qualcuno sì, però di solito lavorano tutti fino alle 6. Pure i muratori. I muratori fino alle 6 fa. Stanno accendendo qualche trattore, papà. Senti, papà. Stanno andando su. Ma qui si può vedere? No. Adesso te vado a mangiare tranquillo, bevi. Sta andando su, papà. Non posso. Dopo andiamo a vedere la grotta dove è apparso al santo San Michele Arcangelo. Qui ci siamo stati con tuo zio Luca. Con Luca. Pure con Luca? La prima volta sì.
È tuo zio che mi ha fatto conoscere questo posto. Pensate. E dopo ci pensava a portarmi a me. Esatto. Io mangio un po' di confettone. Sì, non c'è cosa migliore da portarci i propri figli in questi eremi. È vero. Questi eremi sperduti nelle montagne, pieni di energia. Ma due fette di polpettoni. Una mangiate e una io. Babbo, se mangia tutta sta roba qui, fammi mangiare in pace piano e beve. Oh, cos'è sto schifo? Niente, un ciuffetto. Ah. Sono contento che siamo venuti proprio nella pausa pranzo degli operai della cava, sennò sentivamo tutto casino. Senti? Secondo me hanno finito. Hanno finito la pausa pranzo. Senti lì. Comincia la distruzione del pianeta perché stanno a mangiare tutta una montagna. Come un tumore in una persona. Piano piano se la mangiano con la montagna. No, non c'è più. Le opere dell'uomo distrugge il pianeta. Quindi tutti muori. Salire sopra. No, ma non è niente questo. No, però già anche pochi trattori ceri già fanno un casino. Quando scenderanno le ruspe, no? I caterpillar, quelli buttano giù tutto di più. Dopo scoppiano le dinamiti. Ma fa forte le dinamiti? Le viste mai te? Ieri, certe esplosioni. Ma ieri? Peccato che non c'è l'SD, mi sono scordato l'SD a casa. Ah. Non ho potuto ripiangere. Oh. Ma io quando mi avevi detto che avevi dimenticato l'SD pensavo l'avevi lasciata qui. No. Ah, io... L'ho lasciata a casa. Non potevo ritornare a casa, no? Ma no, che facevi? Prima venivi qui, ti accorgevi, tornavi a casa e tornavi lì. E non potevi. Quanto gasolio ci vuole? Oggi stammi per strada, siamo passati qui. Infatti. Stammi a 20 km. Comunque vada, la dovevi fare sta strada. O fammi questa o fammi quell'altra, ci dobbiamo andare a casa. Certo. Io adesso da padre dico a tutti, se c'è qualche padre come me, portate i vostri figli negli eremi, che fa bene per la loro psiche, la loro anima e a sentire la pace e apprezzare Dio tramite la natura. Lì papà pure usano come panni, sa. Vedi che spianato? Sì. Tanto tempo fa, fino agli anni 50, negli eremi dei 1000 anni fa, ci facevano le processioni. Adesso non più. No, dagli anni 70-80, da quando tutti andati in fabbrica, ha cominciato a bestemmiare Dio, a fidarsi al demonio e non fa più le processioni. Quindi da lì si è causato tutto lo sfascio. Da lì gli eremi sono stati abbandonati. Quindi tutto dagli anni 70-80. Che negli anni 70-80 ancora c'era un po' di fraternità nei vicini di case, i condomini. Ma poco. Poco, ma un po' c'era. Non era così. Non era così come oggi, che non puoi chiedere manco niente a un vicino di casa. Te imprega, te bestemmia e te sbatte la porta in faccia. Quando ero piccolo come te, se lasciava la chiave nella porta. Andate. Nessuno te entrava. Anche nella macchina. Pure nella macchina. E non c'era nemmeno i murales nei muri delle città
Adesso è tutto sporco, dal 2000 in poi. Vabbè, comunque la scuola guida mi ha spiegato perché adesso per il motorino ci vuole la patente. Perché praticamente se non ci stavano, allora prima sapete che non ci voleva il patentino per 50, lo so. Per i motorini io non le ho preso il patentino. Infatti mi ha detto che l'hanno messo perché tanti ragazzi quegli anni c'è morti, capito? Perché non sapevano i non segnali. Non sapevano i segnali, quindi tantissime gente c'è morti. Ah. Quindi da lì dopo lo Stato l'hanno reso obbligatorio. Ho capito. Dopo un po' di anni l'hanno reso obbligatorio perché se no troppa gente ci moriva. Beve, beve. Sì, sì. Ah, me li fatti mangiare parecchi a babbo, Sto diventando un bue io, A forza da mangiare. Sì. Me li dati quasi tutti a me. Spero che ti è piaciuto almeno. È buono, papà. Mi dai una salvietta, babbo, quando hai fatto? No, magna. No. Dammela una, va. Così mi pulisco la faccia. Adesso così ci avevamo tempo da recitare solo esclusivamente una supplica a Gesù che ci affidiamo la sua misericordia per ottenere la protezione dal giorno del castigo che incombe sul mondo. Non sarà solo un giorno, sarà diversi giorni del castigo. Diversi mesi, anni, non si sa quanto durerà, però ci sarà un castigo per causa dell'ingratitudine dell'uomo. Come dicevamo prima, i giovani, i vecchi non c'hanno il 90%, mica tocca fare tutta erba un fascio, non c'hanno più sentimenti, non sono presi dal demonio, dalle frequenze basse sono presi e bestemmiano, calunniano, insultano, diffamano a Dio, lo mettono sempre in croce. Ma dovrebbe essere bastata una volta, no? Che Gesù si è sacrificato per noi. Dovrebbe essere bastata la passione vivente. Invece non basta. Gesù si è sacrificato per noi, per tutte le generazioni passate, presenti e future, e tutte quelle che verranno dopo. Pensa. E tutti lo mettono in croce. E tutti ancora lo mettono in croce, perché mettono in croce l'amore. Mica stiamo a dire religioni, perché Dio non ha creato una religione. Le religioni l'ha creata l'uomo perché cerca sempre qualcosa di più grande, una ideologia. Le religioni sono idee dell'uomo, ma il Dio non ha creato nessuna religione. Il Dio ha istituito la Chiesa, che sarebbe un'unità di persone che si amano tra di loro. La Chiesa è un'unità di persone, questa noi la chiamiamo Chiesa, ma in realtà è un tempio. Gesù, queste case che dentro c'era il tabernacolo, le identificava sotto forma di tempio o la sua casa. Casa o tempio, no chiesa. Chiesa l'ha nominato i papi ultimi e i preti, i sacerdoti, coloro che consacrati, le religioni hanno chiamato chiesa l'edificio. In realtà la chiesa è un'unità di persone unite nell'amore. Non è l'edificio. Se chiamava, i papi hanno chiamato chiese gli edifici, perché? Perché un tempo ci si riuniva, le persone erano unite nell'amore. Adè non è unite nell'amore, quindi non si dovrebbe chiamare chiesa il tempio, si deve chiamare tempio, il tempio. Se io ero il papa, cambiavo il nome. La chiesa è tutti coloro che fanno la volontà dell'amore. Ecco, adesso abbiamo pure il cioccolatino, però babbo finisce quel polpettone lì, anche se sto diventando un pinguino di Batman, ma però lo devo finire questo polpettone. Così dopo vi facciamo vedere che niente va sprecato. No, ma non ti preoccupare, che tanto non ci crede né comunque. Nemmeno all'evidenza se crede più. È vero. Ormai la schermatura globale del cielo ha reso le menti mentecazze. Se crede solo ai telegiornali, alle notizie della televisione, basta. Senti? Grossa safrana,
Hanno ripreso i lavori. No, non dice più, Giovanni. È una grossa questa. Sì. State bella grossa, Giovanni. Non è niente di quello che hanno fatto ieri. Ieri si sentiva proprio le dinamiti. Dava giù tutto. Mi è piaciuto un bel po' sto pranzo, guarda, tutto pronto. Mi è piaciuto, vero? Sai, buono. È buoni così? Sì, è buoni. Complimenti. I vinci sgrassi. Complimenti a quelli lì che hanno fatto questi vinci sgrassi del secondè. Però non è che l'hanno fatto il secondè, babbo l'ha preso sconto che era di una rosticceria. L'ha portati al secondè, capito? L'ha trasferito lì. Complimenti a questa rosticceria che ha venduto al secondè. Complimenti. È vero. E buoni. €12 e abbiamo mangiato in due, vedi? 3 porzioni di vinci sgrassi e 2 polpettoni. Due fette, vabbè. €12. Abbiamo mangiato bene, più genuino del McDonald's oppure del kebab e se rubacce. È vero, se rubacce. Tutte se rubacce. Ti fa venire tutti i bruscioli e basta. Ti fa ingrassare, fa venire i bruscioli e basta. Ti scoppia il fegato, un macello. Dopo il fegato è finito. A 50 anni già sente la cassa da morto. A forza da mangiare le rubacce, arriviamo a una certa età, pare che c'emo 100 anni. Dammi un po' a babbo tutti questi rifiuti che li buttiamo dopo a casa, ce li portiamo a casa. Adè, un'altra volta, quando capita che siamo sempre per strada di questa via qui, andiamo in un altro eremo. Certo. Quando ci sarà la possibilità. Quando ci sarà la possibilità. Certo. Tanto ci passiamo comunque. Domani sera la dobbiamo venire giù. La strada la dobbiamo fare. La strada comunque la dobbiamo fare. A sto punto conviene sfruttare l'occasione. Sfruttare la strada, perché tanto certo. La dobbiamo fare comunque. Non è che non la dobbiamo fare. Tanto la strada dobbiamo farla, infatti, per andare giù. Strada famo quella. Fai un altro pezzetto? No, basta. Oh, ma fatto digerire questa acqua. Senti che frana. Mamma mia, che spettacolo, guarda pure sta cioccolata. Buonissima, vero? La Kinder fa buonissima. Che poi la Kinder, la Ferrero. Sì, però te sai, amore di babbo, che la Kinder ha dovuto dare indietro un sacco di prodotti che alla gente sta a venire la salmonella. Veramente? Sì, sta a dare indietro un sacco di prodotti. E io che... Anche gli ovi di Kinder, gli ovetti. E io questo anno... Però no in Italia, ma all'estero. Questo anno... Quasi tutti i giorni mangio il Kinder Bueno. Ma tutti però li mangiamo. Fedaco. No, se te dai una regolata, no. Come tutte le cose. Io tutti i giorni, quasi. Sì, ma io non ci credo che c'è questa salmonella. Gli ha preso delle gente. Non mi piace come finisco il fegato a forza di mangiarli così. No, basta che non esageri. Non bisogna esagerare su niente. Io non ci credo che questi prodotti, che hanno ritirato i prodotti, adesso stanno a ritirare migliaia. Ma non ci credo, perché al bar devi andare a... Rivende tanto. Rivende un sacco. Anzi. Pulisce la boccuccia, dai. Anzi, papà, gli è arrivato i prodotti della Kinder. Ma certo, i Kinder è... Pure lì all'alimentare.
proprietario di Andrea. Un'azienda multinazionale come la Coca-Cola. Sì, ma la Fanta, la Sprite. Questi multinazionali non li distrugge nessuno. Che poi sai la Coca-Cola? Il proprietario della Coca-Cola è anche il proprietario della Fanta e della Sprite. Lo so. Ma anche al proprietario anche dei altri bibiti. Il BTR, tutta sta roba, che sgassati. Quello è il proprietario di tutto, Dopo commercializza sotto altri nomi sicuramente, ma certo. Apposta, adesso andiamo a vedere questa spelonca dove il santo si contemplava il Cristo Dio onnipotente ed eterno. E gli è apparso San Michele Arcangelo, l'arcangelo superiore e de tutta l'armistizia di Dio divina. E, come si dice, il protone d'armata immenso, incalcolabile, senza numero. Te pensa, l'arcangelo sublime alla destra di Dio. Prima era Satana, no? Lucifero, portatore di luce. Dopo però Lucifero si è imbastardito contro Dio, è diventato l'antitesi dell'amore, è diventato tenebra, no luce. Quindi tutto il contrario della luce. Tutto il contrario. E Lucifero ha annientato il proprio pianeta d'origine, che si chiamava Mallona. Era tra Giove e Marte. Era grandissimo Mallona. Quando l'ha annientato è imploso. Poi nell'esplosione ha creato la Terra e la Luna. E la Terra e la Luna orbitano tra Marte e il Sole. E noi abitiamo nella Terra, che era una parte solida del pianeta Mallona, che era di Lucifero, che era giorno, sempre giorno. Portava dalla luce, perché c'era Giove e il Sole che illuminavano, non c'era mai la notte, pensa. Sì, e il demonio ha annientato il proprio pianeta, si è trasferito su Marte, poi da Marte, quando si è solidificato il pianeta Terra, si è trasferito sulla Terra e è andato a vivere sottoterra. E quindi vive qui con noi, apposta siamo tutti nella disperazione più totale. Lì è chiuso. Invece qua è aperto, basta spostare il mattone. Però prima andiamo a vedere qua, va? Qui, la sorgente. Qui non lo usiamo. Qui c'è la sorgente, guarda. Guarda un po'. No, c'è l'acqua, Guarda, aspetta. Vedi? Dove? Oh no. Secca. C'è però è un metro d'acqua c'è qui sotto, guarda. Vedi Induria prima l'acqua lì? Sì. Adesso giù tutto un metro, c'è solo un metro d'acqua. Qui c'era la sorgente, quindi il santo c'aveva sempre l'acqua quella volta. Adesso invece andiamo a vedere qua la grotta di San Michele, dove il santo dormiva. Guarda un po'. Oh, che ci sta dentro? Guarda un po' la spelonca. C'è nero. Guarda. Vieni, non avevi paura. Non avevi paura, qui dove viveva. Vieni, qui è apparso San Michele, vieni. Dai, vieni, che non c'è niente, Guarda che è tutto. Vedi che adesso si abitua agli occhi. Guarda. Vieni, vedi che dalla videocamera è giorno, Guarda, qui dov'è che dormiva? Cos'è? Ci hanno scritto qualcuno lì? Sì, mi sa. Qui dov'è che dormiva lui? Guarda, ha scalpellato tutto. È la chiesa. Guarda Gabri, guarda. Vedi? Guarda, ha scalpellato tutto il santo qui, vedi? Vieni a vedere. Tutto a mano. Qui per terra ci andava giù dei fiumicelli d'acqua. Infatti, vedi qui, guarda. Vedi lì? Guarda un po'. Qui dove si abbeverava, lì andava a finire l'acqua. Veniva giù da qua. C'era una sorgente. Ah, questa collega la grotta. Certo, collega, vedi? Vedi, questa grotta dove dormiva il santo è apparso San Michele Arcangelo. Vedi? Lì una colonna e continuava, c'era un passaggio. Qua è stato pure murato, vedi, guarda. Guarda un po' chi è stato murato, qui andava giù. Qui andava giù, c'era una grotta che andava di sotto. Lì è murata però quella collega. Quella pure è murata, sì. Quella continuava. Murene tutto. È peccato, Senti. Sentire fresco qua dentro. Questa è la parte un po' più moderna, ma questa l'avranno fatta negli anni 50. Vedi? Questa è il tempio, la croce antica anni 50, e il tempio, c'è San Michele Arcangelo, raffigura, vedi? Senti un po' il freddo qui dentro. Guarda un po' il diavolo. Vedi il diavolo? San Michele che sa una spada non filza e c'è una bilancia. Vedi? Una bilancia.
la Madonnina, che questa qui è la Madonnina che schiaccia la serpe, e il diavolo schiaccia, vedi? La Madonnina. Papà, ma non ti c'è una lacrima sull'occhio? Sembra che c'è una lacrima, sì. Sembra che c'è una lacrima. Ma è tutta una lacrima. Tanto è stato sbudellato, Gesù ha sofferto per noi, si è sacrificato, gli hanno strappato la barba, gli hanno spaccato il naso, gli hanno sputato dentro la bocca, gli hanno bucato la testa, gli hanno fatto di tutto e di più. Gesù, perdonaci, liberaci dal male. San Francesco, guarda, ricordo del 7° centenario francescano anno 1926, guarda che roba. Questo dal 26, sapete? Dal 26. Tantissimo. A perenne memoria di coloro che generosamente contribuirono a restaurare questo santuario in onore di Gesù crocifisso. Vedi? 1938. Questa è la Via Crucis, antichissima, vedi la morte di Gesù, vedi la Via Crucis, e dopo c'è una corona del rosario. Lui mancava della corona del rosario. Sì, vedi, stazione terza, cade per la seconda, vedi? Un po'? La quinta. Dopo qui c'è le lapidi. Il 26 aprile 1949, meditando la passione del Cristo, oltre 2000 fedeli in questo sacro luogo, 2000 ce n'erano le persone quassù. Pensa, pellegrini scendevano implorando il dono della pioggia. Pensa, implorando il dono della pioggia. Oggi 28 maggio 1949, per la grazia ricevuta, nuovamente qui vi convengono riconoscenti, vedi? Pregavano a Dio per la pioggia. Pensa, adè pregano i preti per la pioggia che non piove mai? Nessuno ci prega. Nessuno. È ora che chiediamo la grazia a Gesù della pioggia con la coroncina della Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo elettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbagliamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Ed ora chiediamo a San Michele Arcangelo la sua protezione. San Michele difendici, ai Santi Arcangeli. San Gabriele fortificaci, San Raffaele guariscici da ogni male. Angeli e Santi tutti, in particolare angeli nostri custodi, pregate per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria, prega per noi e per i moribondi. Sangue preziosissimo di Gesù, estingue le fiamme del purgatorio. Anime sante del purgatorio, pregate per noi. E la benedizione tua, Gesù, scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, sii nella mia mente, Gesù, sii nelle mie labbra, Gesù, sii nel mio cuore. Amen.
Gesù, donaci la grazia della pioggia, manda i tuoi angeli sulla terra a purificare tutto questo pianeta meraviglioso che l'uomo ha distrutto. Sì, qui c'era un altro Matteo, vedi? IHS, Jesus, vedi, e Maria, Gesù e Maria. Vedi, qui c'è le tavolate dei pellegrini che venivano a mangiare negli anni 50 e c'era il beato, è stato qui il beato Matteo da Bascio, questo era l'eremita, vedi? Qui dimorò nel 1525, eremo San Michele Arcangelo, a Venale dei Cingoli, vedi? Ma quindi è una locale dei Cingoli? Sì, beato Matteo da Bascio, vedi? E qui le tavolate che facevano i pellegrini e il camino, lì le offerte della messa, tanto una volta all'anno ci verranno a fare la messa, vedi? Adesso non c'è più niente ormai, vedi i lavandini in due che ci cucinavano, il secchio e lo scolo dell'acqua, e qui mi pare che i rubinetti non c'è. Vedi che c'è l'accendino rimasto con un po' di gas per accendere il fuoco. Eh sì, il coltello sempre utile, le bombole, no, per scaldarsi, per il forno, per cucinare. La finestra murata, però. Sì, qui questi pannelli di legno, vedi, c'è trucciolato, La roba, i piatti per cucinare. Ah, non c'è la finestra. No, no, non c'è la finestra. Perché l'hanno mandato. Vedi, beato Matteo da Bascio, vedi? Guarda un po'. Il magnete, eccolo qui il magnete. Tanti di voi hanno detto che io l'ho venduto, me l'hanno fatto e l'ho venduto, invece non è vero niente. Non credete alle stupidaggini che si dice su internet di me. Io non vendo niente, tutt'al più lo condivido alle persone. E solo il metal detector nel 2017 l'ho venduto perché quella volta mi serviva da pagare l'affitto, non sapevo come fare, allora ho venduto il metal detector di Lisenok, anche se mi ha dispiaciuto, però tanto non potevo farci a meno. Gliel'ho detto, a Lisenok ha dispiaciuto, però tanto cosa devo fare? Devo pagare l'affitto, mica trovare i soldi per terra. Allora, adesso io qui streccio questo cavo, questa corda, bisogna strecciarla perché c'è un nodo da fa paura. De quant'è che non la usiamo più? È un anno? Da un anno, sì. È un anno che non la usiamo più sta corda. Qui bisogna strecciare tutto. È come i nodi nella vita, no? Ma il magnete? Il magnete è lì dentro la mastella. La mastella di... Simonetti. De Simonetti. Allora, dei Carpentieri. La mastella dei Carpentieri. Solo che qui è un problema serio, questo nodo. Vedi, i nodi nella vita nostra. Ognuno di noi ha tanti nodi da slegare nella vita. Quando ha finito da slegarli, qualcuno non ci riesce a slegarli. Arriva a fine vita che non ha riuscito a slegare i nodi, quindi va in purgatorio nero oppure va addirittura all'inferno, se non si è affidato all'amore. Se c'ha tutti sti nodi contro l'amore, no? Bisogna che noi li slegamo finché siamo in vita, prima che sia troppo tardi. Guarda, come posso io svitare questi nodi? Questo è una matassa, non è un nodo facile da slegare. Eppure ci dobbiamo riuscire a slegare queste matasse di nodi che ci lega nel male, nel sempre il più male totale. Guarda. Dai Matteo, snoda, slaccia i nodi. Chiediamo l'intercessione a Mamma Maria, ai Santi Angeli, Santi Arcangeli. Guarda tu che roba. Guarda, non me l'aspettavo tutto sto nodo, tutto si intreccio, sta matassa. No, adesso io ci penso, papà, sai quando l'abbiamo usato? Quella volta che sono andati giù la sbocca con Michele che c'aveva i stivali alti. Giusto. Quindi qualche mese fa. È vero. Quindi qui c'è sta il beato Matteo. Nel 1005, quanto tempo è passato? 522 anni. Bravo. Un macello di anni. 500 passa anni fa c'era il beato Matteo qui, pensa. Era un fraticello che viveva da solo. Era un eremita. E negli anni nel 49, dopo la guerra, è venuti qui 2000 persone per chiedere la grazia della pioggia, pensa. Credo che c'è stato un periodo di siccità
e quindi hanno chiesto la pioggia e il padre. Invece Tenni... adesso nessuno la chiede più. No, adesso nessuno, tutti chiedono il sole, tutto un continuo, scie chimiche, sole. Dopo quando piove, allora tutti dicono, quasi parecchie persone dicono, i contadini, quando è ora che piove, dopo quando arriva la pioggia, è ora che arriva il sole, Sì, non sei accontente mai. Non sanno quello che devi dire. Non sei accontente mai, proprio, cioè, sempre tutto contro l'ambiente, contro il pianeta. Sempre così. Non è possibile più accampare così. Bisogna rendersi conto che la siccità è tremenda, il Po è secco, altri fiumi è secchi completamente. Quindi noi dobbiamo chiedere la grazia al Padre Eterno della pioggia e da slacciarci i nodi per intercessione di Mamma Maria. Papà, è grossetto ancora il bruciolo lì. È grosso, però mi è andato via quasi del tutto, Guarda, ho quasi finito da slacciare tutta questa matassa, ma c'è voluto, C'è voluto, è difficile, non è facile. Guarda qui che roba, è incredibile. La matassa. La patossa, la matassa. La patossa. La patossina. mi ricordo Mirellina, puretta, chissà che fine ha fatto la patossina. La patossa. La patossa. La patossa. Guarda un po'. Gliela faremo? Gliela faranno i nostri eroi? Sì. A slacciare questa matassa? Da non confondersi con la patossa. Ecco, guarda, gliel'ho fatta, Ce la faranno slegare i nostri eroi questa patossa? Questa patossa. Eccolo qua. Oh, adesso ci, guarda. Adesso io devo fare così, in modo che non mi si intreccia più, non mi si forma le matassi. Guarda, come facevo in fabbrica con l'estintore e la cosa lì, il tubo, la calza, no? Per annaffiare. Vedi che però si intreccia, perché è tutto un treccio. È tutto un treccio comunque. Bisogna strecciarlo fin dall'inizio. Ecco, vedi? E tutto questo è un esempio della vita stessa. La vita nostra è tutto un intreccio. Bisogna sempre slegare, tutto un continuo, una continua sconfitta. Allora, vediamo, questo mastello ogni tanto lo metto dritto e adesso buttiamo giù il pozzo, occhio che te può cascare. Sì, sì. Chi c'è? La tengo però. Guarda, ecco, io pensavo che la corda non ci arrivava e invece è abbastanza lunga che, guarda, è avanzata pure, guarda quanta ne è avanzata, tanto sarà 20 metri su pozzo. Eccolo qua, guarda. Non c'è niente? No, può essere. Lo vedi? Il magnete? No. Sì, lo vedo. Il pozzo è largo, Tu pensa il beato Matteo lì, quanta acqua c'era nel suo pozzo quella volta? Quanta acqua ci sarà stata in questa. Questo qui, oltre che un pozzo, era una cisterna. Vedi quanto è grosso. Come avrà fatto a scavare così? Gli avranno dato una mano. Sto a ispezionare i lati del serbatoio. Adesso tiro su il magnete, vediamo. Può essere pure che c'è qualcosa di piccolo. Può essere qualcosa di metallico. Vediamo un po'. Niente. Niente proprio, tutta terraccia, tutta muffa, niente. Tiriamo un'altra volta. Proviamo. Dai, già che ci siamo e poi basta, poi finiamo qui, guarda come va giù, guarda. Che volo. Adesso tiro su, guarda. Adesso il volo col drone. Adesso ci manca il volo col drone e poi andiamo via. Peccato, ha lasciato sto posto santo, che bellissimo. Questo è una meraviglia, sto posto. Io penso che dopo del video che abbiamo fatto noi, chissà quanta gente ci viene. Qua su. Guarda un po', vediamo un po' cosa ha trovato su. Niente, tutta robaccia. Tutta robaccia. Allora, adesso io... Chiudiamo la porta. Sì. Chiudiamo la porta e ti saluto e alla prossima. Alla prossima.